thank you Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andrò a spiegarvi come scegliere la canna e il mulinello da casting in base alla situazione in cui volete andare, perché. Ragazzi fidatevi di me, non è semplice come si pensa. Dunque, ragazzi, per altri approfondimenti riguardo il casting, superiamo i 100 like per questo video. Mi raccomando, ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lasciatemi qua sotto nei commenti cosa non vi è ancora chiaro e cosa vorreste sapere. Dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla! Per chi non avesse visto il video precedente riguardo il casting, che però la vedo dura perché comunque ha fatto abbastanza visualizzazioni, comunque ve lo lascio nella I qui in alto a destra. Dunque, faccio un piccolo recap comunque per dare delle linee generali. Partiamo dal dire che nel casting la canna e il mulinello vanno abbinati in base alla tecnica. Infatti, la procedura è questa: per fare una certa tecnica ci vuole una certa canna. Per quella certa tecnica e canna ci vuole un mulinello e questo particolare tra virgolette cosa sto dicendo? che vabbè oltre c'è anche il discorso del filo eccetera eccetera però andiamo sul discorso canna e mulinello le canne in generale hanno delle caratteristiche che le portano ad essere propense a certi tipi di pesca nel bass fishing ma comunque anche nelle pesche correlate abbiamo questa cosa qui una serie di canne Infinita con un sacco di casting, ovvero eh, quanto può lanciare, insieme a lunghezze variabili, azioni, eccetera eccetera. E c'è veramente una grossa, 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 grossa scelta. Dunque, l'errore che molti fanno dicono a me nel casting serve lanciare esca da 5 a 18 grammi, invece prendono una canna a 5 18 grammi. Invece bisogna abbinare la canna. Al tipo di pesca e dunque oggi vi andrò a correggere questo piccolo errore che è che piccolo tanto non è facendo un piccolo recap dei mulinelli vi ricordo questo piccolo esempio più l'esca fa resistenza con l'acqua come i crankbait come gli spinnerbait come jerkbait comunque la maggior parte degli hardbait più ci vuole un mulinello dal rapporto lento quindi per il jerkbait un 5 a 9 un 6 a 4 6 a 5 più o meno è quello il range di velocità del mulinello, perché se no ci si ritrova a fare molta molta fatica. Infatti, se noi prendiamo un mulinello veloce, lo abbiniamo magari anche a una canna da crankbait, e peschiamo a crankbait e ci rompiamo il braccio perché? Recuperiamo troppo velocemente perché andando seppur lenti, la fatica sul braccio è veramente tanta. Perché il crankbait, il jerkbait o lo spinnerbait che sia, comunque fa molta trazione e non facciamo altro che stancarci. Invece, se guardiamo l'opposto Canada jig e mulinello da jerkbait o da crankbait, ci troviamo a lanciare senza problemi. Però comunque recuperare. Siamo là impacciati per fare 30.000 giri perché il rapporto di recupero è troppo lento. L'esca viene su molto facilmente e la nostra, il nostro risultato di pesca sarà molto scadente. Ti tengo a dire due cose che in tanti mi dicono: pescare con una canna da spinning e un mulinello da casting. Nessuno ve lo vieta, solo che state sbagliando tantissimo perché, comunque, gli anelli sono posti in un modo diverso e c'è anche la probabilità che possiate rompere la canna e se non avvolgere il filo attorno agli anelli e perdere le esche quindi io vi ho avvertiti seconda cosa che ho praticamente già anticipato prima prendo la canna da jig con il mulinello più leggero in modo da fare entrambi no, non funziona così ve lo dico già non fate né uno né l'altro perché l'azione della canna non si adatta al crankbait e il mulinello non si adatta al jig vi trovereste scomodi in entrambi i modi e inizierete a odiare ultima cosiccia eh, per i principianti non consiglio assolutamente assolutamente di pescare con esche leggere leggere intendo sotto i 7 grammi perché dovete fare esperienza di lancio? Perché molti mi vengono a chiedere anche su Instagram, ma come faccio a lanciare? Iniziate con un esche un po' più pesanti 7, 8, 10 grammi. Ragazzi, vi vado a dare un piccolo aneddoto. Questo è uno dei primi mulinelli che ho utilizzato. Adesso qua, come vedete, c'è il freno. Se vi chiedete come è fatto il mulinello da casting, nel video precedente c'è tutta la spiegazione del mulinello. Questo io lo andavo a usare a 6 anni senza nessun maestro, fate voi. E pescavo tranquillamente, ovviamente c'era qualche parrucca, però qua l'unico freno era questo e io andavo a toglierlo completamente. L'ho rimontato su perché così non volevo averlo in giro, dato che questo ormai non lo utilizzo più, però io andavo a pescare senza freni, senza. E da qua ho imparato, anche adesso potrei pescare senza freni, ci ho anche provato. Non è per nulla difficile, nonostante questo magari dite: eh sì, ma aveva cuscinetti differenti, molto più lenti. Adesso i mulinelli più nuovi hanno cuscinetti molto più morbidi, eccetera, eccetera. Va bene, pensate quello che volete, però io nonostante ciò, pesco con la mia canna da luccio, con esche anche 100 grammi. E anche un qualcosina di più, senza freno, senza freno. Guardate, io pesco così, perché? Perché... Posso fare gitate più lunghe e mi basta il pollice appoggiarlo un attimo prima della caduta. Non c'è niente di difficile, anzi, è semplicissimo, basta un attimo prenderla la mano. Ultima cosa, dopo parliamo dell'azione delle canne. So che mi sto un po' dilungando, ma ci tengo a spiegare bene tutto il discorso e non tagliare, in modo che possiate imparare più cose possibili. Vi consiglio assolutamente se dovete iniziare a pescare a casting. Di prendere un filo che non abbia memoria. I fili che hanno memoria cosa fanno? Sono fili che, quando li avvolgete nel mulinello, dopo che stanno magari una settimana, prendono la forma tonda e quelli aiutano a far parrucche. In assoluto, il filo che probabilmente. Fa meno parrucche e il trecciato, però non ve lo consiglio fin da subito. Magari prima iniziate con un fluorocarbon che comunque costa anche un po' di meno, però che sia senza memoria. E con quello potete già iniziare a, anche imparare a togliere le parrucche, che è una cosa comunque semplicissima. Sono due secondi, basta tirar due fili e siete a posto. Comunque, io adesso andrò a dare delle linee generali comunque, molti siti. Provate a guardare sia nella casa del produttore che magari nei siti online dei venditori degli e-commerce se vi indicano la tipologia di tecniche per la quale è fatta quella determinata canna. In genere spesso la si trova. Comunque io adesso vi do delle linee generali su cui si può trovare quel tipo di canna, per quel tipo di tecnica. Una canna di circa 2 metri, 2 metri 10 con azione medium fast e un casting di 5-18 grammi, quindi un ottavo e 5 ottavi doncia. In genere si utilizza per shallow crank. E spinnerbait, quelli sono i shallow crank? Sono detti anche scorebill. Crankbait sono quelli che stanno più in superficie, stanno circa al massimo sul metro e mezzo d'acqua, metro e venti. Ottima esca per la Tun, ovvero adesso. Lo spinnerbait esca classicissima che mi piacciono un sacco. Per questo tipo di canna ed esca, mi raccomando, mulinello a rapporto lento. Oggi non andrò a parlare, però ci sarebbero anche le canne da swim. Mulinari da swim e i mulinari da swim in genere sono lenti 5 a 8, 5 a 4. Adesso andiamo a, a prendere il range jerkbait top water ancorettati. Dunque, per il jerkbait e top water ancorettati, siamo su una canna sui 2,5 m, m con un casting 3-15 grammi. Si può utilizzare anche per shallow crank volendo, per questa volta l'azione della canna deve essere medium e questa può essere abbinata a mulinello con un rapporto di recupero circa 6,5 a 1. Adesso andiamo a parlare di Texas e spinnerbait. Abbiamo sempre una canna da più o meno 2,10 2 2,15 cm, con un casting 7,21 grammi, ovvero in once 1/4 e 3/4. Azione della canna medium heavy, medium diver e deep diver, ovvero ovvero che stanno in mezz'acqua circa e tanta profondità, tanta profondità intendo 4-5 metri, anche 6 magari. Ormai con le nuove tecniche di costruzione siamo arrivati veramente in profondità. Dunque c'è bisogno di una canna un po' più lunga in questo caso, parliamo di una 215-225 al massimo, con un'azione medium heavy che possa lanciare da un quarto d'oncia a... Un once e un quarto, ovvero 735 grammi. Adesso andiamo a parlare di canne che possono gestire jig, comunque texas pesanti, canne da cover. Queste canne si possono dividere in due categorie, quelle un po' più leggere, un po' più che sono quelle fatte un po' più per pescare da riva e comunque pescare un po' più a distanza. Che sono ehm, comunque delle 730 grammi, 728. Comunque un'oncia oppure abbiamo quelle da pitching che possono arrivare anche a due once, arrivare a 58 grammi. Pitching: cosa sarebbe? Abbiamo canne più lunghe, abbiamo canne con un casting un po' più pesanti. Comunque, sono canne molto dure. Sono molto rigide, infatti per tirare fuori i pesci dalle cover. Queste canne si va a pescare a pitching, ovvero una tecnica dove si usa veramente poco il mulinello, si tiene il filo in mano, si va a tocciare con la canna nel cannello, quindi serve una canna lunga apposta sia per arrivare dentro il canneto e sia per tenere più filo possibile in bando senza essere scomodi. Con una canna più corta infatti sarebbe difficile, saremmo veramente scomodi con le braccia allungate. Per tenere tutto quel filo, sono canne veramente forti comunque anche quelle da jig, perché devono riuscire a tirare fuori i pesci. Infatti, il jig serve per pescare dentro rami, dentro canneti, dentro le canne del pesce, dove si nascono. Poi abbiamo le canne da finesse jig che stanno su un range di 5-18 grammi, eh, 3 sedicesimi 5 ottavi. Canne, canne non tanto lunghe siamo sulle 2 metri e 10 siamo Sono proprio per pescare finesse. Dunque, ho dato in via generale un indirizzo su cosa andare in base alle canne. Su queste grammature, ovviamente si intende una canna da bus, che però comunque si può riuscire a utilizzare. Comunque a pesci come aspi, come reali, perca, eccetera eccetera. Dunque, mi raccomando, ragazzi, lasciate tanti like, condividetevi e iscrivetevi al canale se non siete qui iscritti. Lasciatemi qua sotto nei commenti eh, dove appunto per i prossimi video se avete qualche altro dubbio, io andrò a colmarvelo. Per questo video è tutto. Vi ringrazio della visione e direi ciao a tutti!